Siamo in un traverso di quelli, tra l'uomo e il vizio. Altre cose. Sono in una posizione scomoda. Dai. Alberto Villovente, è un professore di arte. Grazie al coraggio di una ragazza di 18 anni, che è stata drogata, rapita, seviziata e stuprata. Dopo essere stata invitata alla festa, vestita e grazie. Nella fase di lockdown è corrisposta un'ulteriore diminuzione dei fondi pubblici destinati a centri antiviolenza. E nella narrazione tossica e violenta della stampa è stato comunque descritto come un uomo geniale, un uomo dalle mille risorse. L'uomo giovane, non quanto la ragazza e le ragazze che ha violentato, che grazie al suo ingegno ha costruito delle imprese innovative, fresche, di slancio. Coltellate su tutto il corpo e ha occultato il suo cadavere. La donna era sparita da 24 ore. Violenze sessuali, aggressioni omo-lesbo-transfobiche sono in media 187 all'anno. Questa disparità non ha niente di naturale o innato, come hanno provato a farci credere con la narrazione del sesso debole e del principe azzurro di cui avremmo bisogno di essere salvate. È per noi necessario rimettere al centro i corpi, i desideri, i bisogni e le condizioni materiali di esistenza. Questo è tutto quello che non è stato fatto nel campo della salute, in particolare in Regione Lombardia. Non una di meno ha una proposta. La migliore soluzione contro il virus del corona e il virus del patriarcato è la zona fucsia. Vogliamo costruirla insieme, tutte, tutti e tutto quanto. La zona fucsia non è una città e non è una regione, è uno spazio di possibilità da costruire assieme. È uno spazio di cura comunitaria, di liberazione, non di restrizione. La migliore soluzione di fronte al virus del Covid e al virus del patriarcato. L'invito di non una di meno è a costruirla tutte e tutti insieme, a partire da questo sabato alle 15 fuori dalla regione. Vogliamo che tutto il patrimonio di Genovese finisca ai centri antiviolenza e alle donne maltrattate. E dove sei arrivata? No. Non